A Castel San Lorenzo sono terminati i lavori per la costruzione della nuova scuola al centro del paese, destinata ad ospitare la scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media. Il nuovo edificio ha preso il posto della scuola elementare Beniamino Tesauro, che, sebbene ristrutturata qualche anno fa, non era agibile ed era stata chiusa. Il progetto non rientrava nei programmi dell'amministrazione comunale, ma l'emergenza scolastica che si è creata nel giro di pochi mesi ha spinto l'amministrazione a decidere di edificare una nuova struttura. La scuola elementare Tesauro era già chiusa perché inagibile e i bambini erano stati già trasferiti alla scuola dell'infanzia. Poi a gennaio 2013 anche alla scuola media apparvero segnali di cedimenti strutturali, pertanto in poche settimane l'amministrazione, pur tra varie perplessità, chiuse la scuola media e trasferì i ragazzi nella scuola materna. Una situazione insostenibile con bambini e ragazzi concentrati in un'unica piccola struttura. Da qui la decisione di abbattere l'edificio Tesauro, da anni chiuso perché insicuro, e costruire al suo posto una nuova scuola di quasi 3 milioni e mezzo di euro, finanziata con fondi dell'accelerazione della spesa, che come noto erano destinati solo ai progetti immediatamente cantierabili, pena la non ammissione a finanziamento. Sebbene manchi ancora qualche piccolo intervento, la scuola è pronta. E certamente il 21 maggio 2016 resterà una data storica per Castel San Lorenzo, che ha rischiato di ritrovarsi senza scuola se non fosse stato per qualcuno che ha avuto il coraggio di osare. E infatti per tutta la durata dei lavori non sono mancati i commenti negativi di una parte della comunità castellese, che anche oggi continuano ad abbondare soprattutto sui social. Ma quello che importa è che a settembre gli studenti di Castel San Lorenzo avranno una nuova scuola, bella, funzionale, sicura e all'avanguardia.